tanti amici della nostra chiesa diocesana, e tutti li abbiamo accompagnati con la preghiera, l'esortazione, la vicinanza, l'incoraggiamento per aiutarli a comprendere e rispondere alla chiamata di Dio. Cammino certamente lungo di loro, durato parecchi anni, percorso non sempre lineare, studi ritardati non per loro responsabilità, momenti di paura, di sofferenza e di fatica, per riconoscere e superare gli ostacoli che emergevano sul piano personale, familiare, parrocchiale. Mimmo e Antonio si sono preparati a questo ministero mettendosi in gioco assieme alle loro spose e alla loro famiglia e assieme agli aiuti. Sono consapevoli che quanto ricevono dal Signore nella Chiesa richiede un continuo fidarsi e affidarsi a colui che li ha chiamati, un continuo imparare a scoprire la straordinaria azione che lo Spirito Santo opera nella loro vita e nella vita della nostra Chiesa, un continuo lasciarsi conformare a Cristo per diventare sempre più quello che il Signore ha compiuto e continua a realizzare in essi a partire dai sacramenti ricevuti. Volete essere consacranti al ministero nella Chiesa per mezzo dell'imposizione delle mie mani con il dono dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Sì, lo voglio. Volete esercitare il ministero del diaconato con umiltà e carità in aiuto dell'ordine sacerdotale a servizio del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Sì, lo voglio. Volete, come dice l'Apostolo, custodire in una coscienza pura il ministero della fede per annunziarla con le parole e con le opere secondo il Vangelo e la tradizione della Chiesa? Sì, lo voglio. Sì, lo voglio. Volete custodire e alimentare nel vostro stato di vita lo spirito di orazione e adempiere fedelmente l'impegno della liturgia delle ore secondo la vostra condizione, insieme con il popolo di Dio, per la Chiesa e il mondo intero? Sì, lo voglio. Sì, lo voglio. Voi che sull'altare sarete messi a contatto con il corpo e il sangue di Cristo, volete conformare a Lui tutta la vostra vita? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Ricevi il Vangelo di Cristo del quale sei diventato l'annunziatore. Credi sempre ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni. Ricevi il Vangelo di Cristo del quale sei diventato l'annunziatore. Credi sempre ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni. La pace sia con te.